benvenuti in Kiwi! Bella a tutti ragazzi, ciao cari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti! Oh, siamo tornati con le reaction questa volta dei Cuscine da Incubo, quindi... Iniziamo con la prima puntata di Cucine da Incubo, questa reaction. Ma raga, non prima che ovviamente vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettere like, commentare, fa tutte le cose che dovete fare sempre. Quindi dai, che sta nuove puntate così, queste nuove reaction mi ispirano tanta fiducia, diciamo, sui ristoranti che stanno proprio al baratro, proprio, stanno proprio così per cosare. Cannavacciuolo li deve salvare, quindi iniziamo subito a vedere questo ristorante come sta messo. Antonino Cannavacciuolo è a San Fermo della Battaglia, in provincia di Como, al ristorante El Paso Ranch. Oh, allora vediamo questo bel ranch con i cavalli, con le cose, un po' malandato sinceramente. Non è che, diciamo, è tutto questo grande stile, però magari dentro è diverso. Andiamo a vedere, vediamo. Qui lo chef conosce Tuccio, un ex campione di Thai box imbattuto. E ha aperto un agriturismo per rendere immortale la propria leggenda. Sì, ma stai calmo, diciamo, sì. Stiamo calmi, via. Vedo che questo Tuccio è un uomo bello... bello aggressivo, diciamo, è bravo con il Muay Thai. Mo andiamo a vedere se è anche bravo a gestire il ristorante. Mio padre apre il ristorante solo ed esclusivamente se ha una prenotazione di 20-30 persone. Me coglioni, faccio cazzo. iniziamo benissimo. Quindi se non sono 20-30 persone, non si apre. Ottimo, un genio del marketing. Mi piace la cucina, però non è il mio lavoro. Io sono istruttore di equitazione e mi occupo di quello. Perfetto, perché hai messo un coso di equitazione, un insegnante di equitazione in cucina? Forse per risparmiare lo stipendio, però vabbè. Cosa si vuole, cioè, ma io dico, ma che puoi pretendere se metti uno che insegna a fare i cavalli, a cosare i cavalli, a cucina, cioè. Cavalli, meno male che ci sono loro, se no sembrava un posto abbandonato. Madonna mia ragazza, cioè. Cioè, sta proprio buttata a se stessa. E sedie buttate là, spazio dei cavalli buttato là. I cavalli che ora quelli non c'entrano niente. Però quelli forse li usano per la carne fresca. Non lo so, non credo. Speriamo di no, porelli. Però, Antoni, fa qualcosa. Antoni, fate assaggiare qualcosa? Certamente, dai. Che c'è tanto da lavorare, secondo me. Forse è meglio di no, forse è meglio che te stai fermo. Guardali solo i piatti, Antoni, non li assaggia. Io un consiglio te do, non li assaggia, guardali solo. Se non vuoi andare all'ospedale. Andiamo avanti. Un pane che diventa parmigiano, magia. Gradisce qualcos'altro? Nel pane migliore? Certo, ovviamente viene Cannavacciuolo e tu gli dai il pane vecchio, il pane che si sgretola così. Perfetto, iniziamo benissimo! Sto con i funghi. Chi l'ha fatto questo? Lo chef, Gigi. Ah, c'è pure Gigi. Sono in tre in cucina? Sì, c'è Ruben, Gigi e si sente tutto. Pure. Guarda il chicco che scompare, va. Guarda, così, scompare, va. È troppo cotto. E il riso stracotto, cioè il famosissimo riso stracotto, quello che letteralmente si scioglie in bocca, cioè lo metti proprio nella bocca, proprio sì, cioè proprio la papatagna. Ah, vabbè, e quindi un po' meno cotto la prossima volta, un po' meno cotto, diciamo. Lo star cotto. L'assassina era oscena.
oscena. Tu se mangi questa parte qua verde, vai direttamente all'ospedale. Uno gli ha mandato a dire, ma che, mamma mia, ma chi era qua la salsa verde? Tipo un vomito era, che era qua la salsa? Tipo cosa di spinaci era, quindi era pure andata male, era, cioè, e va dai, secondo me lo fanno apposta, secondo me fino a una certa lo fanno apposta, perché cioè non è possibile che tu gli dai il pane vecchio, la salsa è andata male. Secondo me un po' fanno apposta, voglio sperare, perché se no, cioè, Stinco di maiale. Allora, il riso, non riso, per me non è riso. Lo sfilaccio proprio, non lo calcoliamo proprio quella salsa, così proprio è veramente da... Poi... E poi lo stinco di maiale che dentro è letteralmente crudo. Cioè, raga, non è che lo stinco di maiale o il maiale o quei da crudo. Cioè, non è che la carne rossa che deve essere un po' al sangue. Cioè, al maiale sono, se lo cucini bene, vai al cimitero, vai, devi una colica o stomaco, credo, un'intossicazione. Te senti male, madonna. Cioè, il riso che deve essere cotto di meno, invece il maiale che deve essere cotto di più. Cioè, hanno fatto arco. Secondo me ha mischiato le ricette. Ci può stare, ci può essere. Secondo me ha invertito le cotture. Ci può essere, eh? Cioè, può essere. Voi, prego. Grazie. Gli occhi invece per lei. Grazie. Pochi piatti, ma serviti con grande attenzione. Servizio scandaloso. Ma che magari era per loro. Io avevo le pannette, pancetta, radicchio. Sì, allora ho sbagliato a darmela. Ok. Un disastro. Certo. Inizia la serata e poteva andare perfettamente che, cioè, pure i camerieri sbagliano a portare i piatti. Ma poi che era qua quel piatto? Cioè, c'era il piatto bianco e dentro era tutto bianco, ma proprio tutto bianco, ma che... cazzo era? Vabbè, no, non lo voglio sapere, però diciamo perfetti, diciamo, cioè stanno quattro tavoli in croce e si mischiano le cose, diciamo. Vabbè. Ascolta, Stefania, non andare in crisi anche tu, perché guarda come ti ho sudato. Fai saltare le padelle, ragazzi, devo uscire io, perché dopo io poi svalvolo. Come, me ne vado via io e poi vediamo come c***o fate voi qua. Basta però, eh. Oh, basta, non me lo dire a me, ha capito? Oh, allo tuo cazzo, che è un marò, una persona molto tranquilla, una persona tranquillissima, che non si fa proprio sentire. Maro, e che voi, io già l'avevo mandato a fanculo direttamente, proprio senza così. E vabbè, e quindi no, non glielo dire, basta, non glielo devi dirti. E poi di tutto, ma basta, no, raga, non gli dite basta. Quale ricetta stanno mandando? Mi spiace, è passata un'ora e un quarto. Grazie. L'abbandono della sala da parte di alcuni clienti segna l'inizio dell'ultima ripresa. Ciao. Te credo, dopo un'ora e un quarto che stava là. Porelli, ma no, un'ora e un quarto per aspettare che cosa? La pasta, i pennette, la pasta. E che l'ha fatta mo la pasta, l'ha macinata mo la fatta. Troppo, raga, troppo. Bertuccio e Luigi, è giunto il momento di andare a lezione di cucina. Sarebbe ora, sarebbe anche il momento di andare un po' a lezione di cucina, diciamo. Poi è Antonino che gli impara a fare cose, Cannavacciuolo che gli impara a fare come si fa, quindi speriamo che imparino qualcosa e magari evitano di avvelenare la gente. Come primo facciamo degli spaghetti con un ragù d'anatra. Ho fatto questo piatto qua perché ho visto un po' che facevi dei primi troppo asciutti. Mettiamo olio. Mi scusi, chef, l'olio d'oliva o... Olio è uno solo, è olio extravergine. D'accordo. Capito? No? Non è che metti l'olio del motore da macchina per risparmiare sull'olio, famosa capì, eh? Cioè, metti l'olio extravergine d'oliva, non del trattore, da macchina.
assaggio. Ma già così per me è massimo. E allora ce ne andiamo, va bene. No, no, per dico per me, dico io. Mia... Non è con poco, cucina dei gusti così proprio delicati e saporiti nello stesso tempo. Forse perché è uno chef stellato e sa cucinare, forse perché sa cucinare. Che verdura usate? Carota, cipolla, sedano. Cipolla? Lo scalogno. Ma dici cipolla? Fa sempre parte delle cipolle, no? L'ha distrutto, l'ha proprio distrutto. Bam, 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 bam. E mo se lo ricorderà bene lo scalogno. Diciamo che se lo ricorderà molto bene. Spaghetti con ragù d'ananas. Dai, assaggiate, dai. Con un piatto così io c'ho la fila. Già vedi la fila te? Se magari li cucini decentemente, forse sì. Vabbè, mo vediamo se hanno imparato, mo tra poco vedremo. Questo è il paso. Adesso si legge, guarda, c'è un'insegna ben precisa. Il paso rende al turismo. Basta, pulito, il logo sulla porta, si capisce dove dobbiamo entrare. Perché prima non si capiva, cioè entravi da finestra, entravi da dietro a cosa, invece mo c'è sta proprio l'entrata, diciamo, è la cosa più normale, non l'entrata. E magari fatto anche un po' più sistemato, mo andiamo a vedere come l'hanno sistemato sto ranch. Cambiato proprio. Ho la pelle d'oca. Spettacolo. Bellissimo. Non credevo che era il mio locale. Pensavo che mi avevano tappato gli occhi e mi avevano portato da un'altra parte. E te credo, l'hanno proprio rivoluzionato proprio a tutto quanto. Hanno fatto un bel lavoro, no? I muri e così, sopra, sotto, tutte le panne. E diciamo, l'hanno reso un ristorante, di ristorante si chiama. Quindi, vediamo tutte le altre cose che hanno fatto. Adesso capisco perché c'era poca gente, non è invitante come adesso, qui ti viene la voglia di sederti. Certo, te credo, forse era anche perché cucinavate de merda, però quella è un'altra cosa, è un altro motivo, diciamo, però anche perché, cioè, non era proprio il massimo della bellezza, diciamo. E quindi mo t'ha rivoluzionato tutto, zio. Te credo, mo ce devi mettere del tuo per far andare avanti. Tuccio, chef. Insomma, sei bello, no? Bella divisa. Ma è stato così bello? Quando tu facevi i combattimenti, che c'avevi? C'erano, no? Delle divise. Certo. Ok. La divisa chiama serietà. Agape, quindi mo serietà, non rompe più i coglioni a gridare a fare cucina. Serietà serietà e cucinate bene, diciamo. Tanto mo c'è più scuse, il ristorante l'ha aggiustato, la lezione di cucina te l'ha data e mo durante il servizio ti fa vedere come se lavora, diciamo. Quindi mo non c'è proprio scuse, eh? Quindi invece, ma però è vero, la divisa me dà proprio urto, che c'è senza divisa, senza cosa, tutto così a cormaglione. La divisa invece bella, precisa, pulita e sistemata, e devi lavorare. Quindi mo non c'hai più scuse, eh? Nel nuovo El Paso Ranch arrivano i primi clienti che iniziano a scoprire cosa offre il menù. E il brasato con la polenta, la terrina di zucchine, provola e basilico. Bello da ranch, no? È rustico. Bello, mi piace. Te credo che ti piace, gli hanno aggiustato tutto, ci mancherebbe pure che diceva può cacare. No, invece te credo, hanno aggiustato tutto, quindi mo vediamo anche come cucinano, se gli ha insegnato bene Cannavacciuolo a cucinare. Grazie. Bravo Luigi. Tre zucchine, dai. Marius, tu quando vedi qualcosa di sporco, quando vedi là, prenditelo. La serata di riapertura parte all'insegna dello sprint.
E anche delle mazzate che gli ha suonato le cose da dietro. E ha sfonato tutto, prima a quello, poi prima a Tuccio, poi a Gigi. Ci mancava solo che gli dava la pacca pure al lavapiatti, ci mancava solo, invece non gli ha dato. Bom bom bom. E che Bud Spencer. Signori, tutto bene? Guarda, è molto originale la presentazione. Sono contento che le piaccia, signora. Cosa ti manca sul fuoco? Se qua sono per quattro. Questa qua deve diventare così. Luigi, tante volte lo vedo un po' svogliato, però stasera è proprio impegnato dall'inizio fino alla fine. Te credo, vorrei ben vedere che ya, c'è sta Antonino Cavannavacciuolo a fianco, se no, babum, gli è data una sbrangata dietro la schiena. Quindi, stanno a lavorare bene, beh. Quindi sta cosa forse ha funzionato, forse ci è riuscito. I clienti fino ad ora sono contentissimi e lo staff ringrazia per la tranquillità e il silenzio. Ok. No, bra, finalmente ci sono riusciti, i primi complimenti dai clienti stanno arrivando, quindi gli hanno fatta, quindi è proprio che non sapevano cucinare, quindi e poi Cannavacciuolo è riuscito a dargli una sistemata, è riuscito, quindi meno male, andiamo a vedere come continua, Grazie chef, avete visto? Quando fila tutto liscio, questi sono i risultati. Facce che sorridono. Oh, beh, quindi tutto è bene, ciò che finisce bene. Quindi speriamo che non tornino a fare come hanno fatto l'altra volta e cose così. Quindi mi raccomando, raga, fate lavorate decentemente. Mo non ci avete più scuse, eh? Ivan, raccomando, sorridi. Corri, sei una battuta, tanto c'hai la faccia per fare il cameriere, c'è stampato. Questa è la mia faccia del cameriere. La faccia mia questa, che cazzo ci posso fare? quindi c'è pure la faccia da cameriere o la faccia da altri lavori. Quindi la faccia da cameriere è simpatico, ma c'ha la voce tipo non lo so, cioè la voce un po' non lo so, però vabbè, Ivan, mi raccomando, non sbagliare le comande. Ciao, vogliamo abbracci, grazie di tutto. Ciao. Mi sento contento, mi sento fiducioso e tutto questo è una ripartenza per me e per mio padre. Ciao, grazie, no, lo so che doveva arrivare lui, dai. L'ha sfondato. Cioè, prima la pacca dietro, poi il bugno così e poi boom. Cioè, fate una rissa, fate, non so, ha sfondato proprio. Tu au, io addio. Vabbè, quindi aug è quella addios. Vabbè raga. Abbiamo visto che sto ristorante El Paso Ranch, diciamo, gli ha dato una salvata. Ora non ci avete più scuse, raga. Ora non ci avete più scuse. Quindi datevi da fa. E Cannavacciuolo anche stavolta gli ha fatta. Va bene, ragazzi. Voi invece scrivete qua sotto nei commenti qual è il piatto al ristorante, che se andate a un ristorante, il piatto che più ha fatto proprio schifo, più ha fatto cosare proprio, scrivetelo qua sotto nei commenti, vediamo a chi le è andata peggio tra voi che commentate qua sotto. Va bene ragazzi, noi invece ci vediamo al prossimo video di venerdì, mi raccomando iscrivetevi al canale Sciogarin.